Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a recensire la mazza Draghi, arco esotico aggiunto con l'espansione i Rinnegati. Premetto subito che quest'arco mi ha veramente deluso, per il semplice fatto che è molto complicato ottenerlo e che le sue abilità non ripagano affatto la fatica. Ma andiamo ora a vedere le sue applicazioni in PvE e in PvP. Per quanto riguarda il PvE, questo trova il suo miglior utilizzo contro i mini boss. Questo perché ha un alto impatto e quindi per intenderci riesce a fare un servitore di pattuglia in due frecce. Tuttavia i suoi perk non trovano una grande applicazione. Quelli infatti degni di nota sono due. Quello principale nonché esotico, che ci permette di vedere i nemici attraverso i muri quando miriamo con l'arco tendendo la corda, e quello grazie alla quale le frecce trapassano il bersaglio e fanno danno sia all'entrata che all'uscita. Quindi il danno è appunto doppio. Ovviamente sui nemici in cui riusciamo a far trapassare una freccia, per esempio su un orco o un servitore questo non avviene. Per quanto riguarda invece il PvP, il perk è abbastanza utile perché comunque ci fa vedere i bersagli dietro il muro ed abbiamo quindi un notevole vantaggio. Questo però ci distoglie parecchio dal radar, infatti per magari controllare se dietro un muro ci sia qualcuno dobbiamo mirare e passiamo appunto molto tempo in questa posizione, eliminando di conseguenza il radar e diventando vulnerabili agli attacchi da corto raggio. Il perk invece delle frecce che trapassano, oltre ad essere un po' incerto perché comunque il danno viene inflitto una volta sola e non all'entrata e all'uscita, è abbastanza improbabile, perché comunque tra il fatto che l'arco non shotta e che le collateral sono molto molto improbabili, riuscire a fare due uccisioni in collateral diventa ancora molto più improbabile. In generale comunque nelle partite che ho giocato con quest'arma ho fatto pochi kill ma il rateo è abbastanza alto. Un'altra cosa che mi rende un po' incerto è il fatto che il danno in crogiolo sia veramente molto basso. Infatti questo fa solamente 127 in testa e 69 al corpo. Essendo l'arco con l'impatto più alto del gioco, mi aspettavo facesse addirittura più degli altri archi in crogiolo. La mia ipotesi è che quindi il perk delle frecce che trapassano il bersaglio sia leggermente buggato per quanto riguarda il PvP, e che quindi se questo funzionasse a dovere, il danno di 127 in testa verrebbe sommato al danno di uscita della freccia, per un totale nettamente più alto. In generale l'arma ha un rinculo veramente inesistente, un impatto altissimo come abbiamo già detto, altrettanta la gittata, un tempo di tensione di 900 che è veramente ma veramente altissimo. È infatti il tempo di tensione più alto del gioco, che teoricamente dovrebbe venire compensato dall'alto impatto, e una capienza di 60 frecce. Quindi ragazzi, questa era la recensione della mazza Draghi, l'arco esotico che possiamo ottenere dalla missione segreta Il Trono Infranto. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.